Lasciate like e iscrivetevi al canale se volete un'altra intervista tripla. Non ti ascolto, non ti ascolto, non ti ascolto, no. Ho la testa che mi gira come un hula hoop. Non ti ascolto, non ti ascolto e non ti ascolterò. Ho la testa che mi gira come un hula hoop. Raga, come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Ok, so che dall'ultimo video è passato un po' di tempo. Mi dispiace, cioè non so che altro dire. Tanto ormai ogni volta inizio i video così. Comunque, nuovo vlog della terza stagione di vlog, raga. Mi raccomando, già lasciate like perché è la terza stagione. Perché sì, raga, oggi intervista di... Io in realtà non l'ho mai fatto per il mio canale. Però ho partecipato a qualche intervista. Non mi ricordo quante ne ho fatte sugli altri canali. Boh, forse una, due, non lo so. E sarà tra coinquilini, perché raga, come saprete, qua viviamo io, Dani e Valerio. Quindi ho pensato, facciamo questa intervista tripla, che viene una bomba, una figata. Quindi in realtà l'ho già registrata, raga, è un botto divertente. Vedetevela tutta, mi raccomando. Vi spiego, cioè io sono andato proprio, ho detto ok, è un po' che non faccio video, devo buttare un video che vi piace sicuramente. Così mi scuso con voi. Un po' di voi, tra le idee che ho chiesto su Instagram, mi hanno chiesto di fare un'intervista tripla. Quindi ho detto ok, facciamola, tanto non l'avevo mai fatto. Sperimentiamo questo nuovo format che sul canale non c'è mai stato. Mi raccomando, supportatelo, così se vi piace ve ne porto qualcun altro. Goodbye. Sì, vabbè, lasciamo perdere, stavo già facendo l'altro. Comunque guardate com'è. È abbastanza in ordine la casa qui, eh. Attenzione. Comunque iniziamo, raga, con le domande e tutto quanto. Ditemi poi chi è a fare le domande, perché ho chiesto a qualcuno di registrarmele. Però non vi dirò chi è, dovrete indovinarlo voi nei commenti. Quindi mi raccomando, chi indovinerà? Boh, non lo so, lo saluto nel prossimo video. Però ovviamente, visto che credo che indovinerete in un bel po' di voi, uno a caso di voi che indovinerà lo saluterò nel prossimo video. Quindi commentate, commentate anche con chi secondo voi è, prima di sentire la voce. Però non lo farà nessuno, quindi vabbè, non so, potreste truffarmi facilmente. Lo andate a sentire e lo scrivete. Vabbè, iniziamo con le domande. Nome: Daniele. Alessandro. Valerio. Cognome: Montani. Montesi. Mazzei. Dove sei nato? A Londra. Roma. Roma. Perché lo dici in un modo così preciso? Non lo so, dove sei benissimo. Roma. Dove saresti voluto nascere? A casa di Valerio. Boh, in America da qualche parte, un posto figo. È lei. Preferisci Roma o Milano? Roma, molto più bella, perché è proprio il sentimento di stare là e pure il clima è perfetto. Ok, Roma anch'io. Qua stringiremo tutti Milano. Però, cioè, regà, Roma è Roma, nel senso mi ci trovo molto meglio. Ma forse perché ci sono cresciuto, però anche lì l'aria. E non so se capita mai che tipo andate in un posto e l'aria è diversa. Sì, quella, sì, quella sì, di Roma è proprio casa, cioè, no, quella di Roma è pesante, è bruttissima, sì, cioè, è pesante, fa schifo. Però è casa, cioè io vado là, faccio ah, cioè, e poi diventa un cancro. Esatto, 18 malattie, però faccio ah, è Roma. E Roma? Milano è distrutto. No, ragazzi, forse per le persone Milano, perché ti menano di meno. Però, però Roma è molto meglio. Perché? Però basta, perché ci sono cresciuto e perché l'aria quando la respiri. Perché Monte sta a Milano, quindi è meglio. Dove vorresti vivere? Thailandia. Perché? Dove è figa? No, devi spiegarlo. Perché Thailandia è bella, hai visto le spiagge, raga? È assurda. In Afghanistan. Perché hai visto le spiagge d'Afghanistan? No, io sempre America, qualche tipo è lei, posti fighi. È lei. Perché? Perché posti fighi sempre. No, perché hai visto le spiagge, è figa. Hai un animale domestico? Allora, una volta noi abbiamo avuto un porcellino d'India. E il porcellino d'India ha preso una, proprio davvero un infarto. È stato veramente carino perché ha fatto... Cioè, te l'hai visto? Sì, bro. No. È preso che era colpa mia. L'ha visto, te l'ha fatto, no. E mio padre poi l'ha ha preso il cadavere e l'ha portato, è andato dal vicino e l'ha lanciato nel giardino dei vicini. E io ci ho avuto delle papere, delle piccole papere, delle rane. Quando sono cresciute lei. Cioè te hai avuto delle papere? Delle papere. E il mio si chiamava, come si chiama? Calimero. Calimero. Questo è piccolo. È perché erano paperelle gialle piccole. Poi quando sono cresciute, non so che fine hanno fatto quando sono cresciute. Poi ci ho avuto delle rane che abbiamo trovato dei giri, le abbiamo messe in una piscina di Barbie e sono cresciute le rane, poi si sono date. Poi abbiamo avuto pappagalli. E non ho mai sentito sta cosa. È vero che ero piccolissimo. Quando ero piccolo avevo un fetish per gli animali. E poi ho avuto un botto di gatti, cani. No, cani due. Gatti tipo quattro. Noi due. Voi due. No, poi noi siamo gli animaletti di casa qua. E poi con loro due che sono gli animali domestici qua. Vorresti un animale domestico qui? Vale, adesso si cambia il giro. Vale, decide. Ho scoperto che tutti gli animali domestici sono un impegno assurdo e quindi non mi piace.
Stessa cosa, cioè magari ovviamente vedi un cane e dici no che bello lo vorrei. Però pensare che gli devi dare tantissima attenzione io non ce la farei. E guardate la fine del riccio che l'abbiamo dovuto dar via. Quindi raga, se dovete prendere un animale, prendetelo che siete sicuri di potergli dare tutte le attenzioni che potete. Sono io l'animale domestico. Perfetto, ne vorresti uno? Un mini Dani. Un mini Dani. Un altro Dani, sì sì. Abbiamo tutti un foglio con sopra i nostri nomi. Già lo so. Chi fa più casino? 3, 2, 1. Dani, ragazzi, fa troppo casino. Una cosa no, no, non è colpa mia. Oh, allora, prima di questo video avevo appena litigato su questa cosa. E tutti hanno pianto dicendo che ha perso solo due paia di chiavi di casa. Cioè, sì, sì, non so stato io. Non so stato io. Ok, sondaggio. Sotto nei commenti dite chi ha perso le chiavi. Chi ha perso le chiavi e chi deve ricomprarle. Che costano un po'. Costano veramente tanto. Chi fa meno casino? Aspetta, io che ho messo. Ma io non ho messo nessuno. Ok, ok, ci sto. Ok, è così come è andata. Allora, noi, io e Monti invitiamo tantissime persone a casa. E Vale, normalmente quando ritorna a casa gioca a Fortnite. Sì, io sto gioco a Fortnite zitto e non faccio casino. Quindi lui non fa casino. Vabbè, bro, cambia. Ma manco noi facciamo tanto casino, questa è la cosa. Però la casa è sotto sopra. Dai. Sì, ma no. Oh, ragazzi, dai, io quindi io faccio meno casino e... Sì, sì, sì. Ok, vabbè. Sì, sì. Con chi vorresti abitare? Tutti tranne Dani. No, scherzo, con... Non stava scherzando. Jake Paul. Ah, io... Chi è più ricco del mondo adesso? Jeff Bezos. Jeff Bezos. Ok, quello. Perché, boh, è ricchissimo, fa tutto lui, no? Così gli fai, bro, mi paghi la sfida. Sì, poi ti ridò e tanto non gliene frega niente, quindi fa tutto lui. Con Lady Giorgio. Perché? Perché mi manca. Chi è il più affidabile? No, gli hai messo? Oh, io te. Ok, allora ho messo te perché io sembravo troppo egocentrico, okay. E poi alla te dipende, okay. Cioè te li devi fare, se ti dico una cosa non la fai. Però se ti faccio tipo davvero importante la fai. Sì, è vero, deve essere una cosa che proprio, esatto, deve cambiare se la faccio. Non deve, non deve essere una cosa fatta a caso, capito? Te perché me? Perché l'altra opzione era Dani. Voi perché non me? Perché penso che fai a richiami in un giorno. Ah, bellissimo. Qual è la tua canzone preferita? Ula ho, cazzo, la posso dire io ula ho. Mi ha strarubato tutto. In quella... Penso ai 21 Pilots in generale. Tutte? Sì. Ok. E Night? Porco due, sto scherzando, Night pure. Chi cucina meglio? No, bro. Sì, ragazzi, io cucino meglio di Cizia. Che ho messo te adesso. Vabbè, lui perché sa cucinare davvero. Io ti faccio... spiega, ti spiega perché nessuno. Ok, ieri, raga, aveva un compito. Uno, gli ho detto fai la pasta col pesto. Guarda che... Mamma mia. Per comprare ci ha messo un mese. Mi sono perso, ragazzi, non è colpa mia. Poi la fa, noi andiamo a vedere. La prendiamo. Raga, cioè, avete presente la pasta scotta che è un po' morbida, un po'... Ti dici, vabbè, la... Era purè, se l'è scordata, cioè, sul fuoco. Comincia... La masticavi e ti si appiccicava ai denti. Era la cosa peggiore del mondo. Poi l'ho mangiata tutta io. E lui sosteneva che era buona. Quindi gli abbiamo fatto mangiare un piatto per forza, tutto, un e se l'ho mangiato. E ha fatto vita di persino. Sì, sì. No, serio, no, serio, ragazzi, amicizia era buonissima. Non conta niente. C'è pure il video. La sua amicizia non... No, raga, era veramente, mi è piaciuto. Stava la faceva così. Raga, è buonissimo, però dai, non passa a far finta. L'avete conosciuto prima? Io Dani, lui me, te. Io te, è vero te. Io Dani, Dani me, lui me. Esatto, avete capito, perfetto. Chi non ha capito riguarda il torno indietro, riguarda tutto il video da capo fino a qua. Esatto, senza skippare neanche una cosa a pari in me. Da quanto tempo vi conoscete? Vabbè, più o meno tutti e due dello stesso periodo. Cioè, anche se ci siamo conosciuti in giorni diversi, più o meno uguale. Penso ormai 2 anni, un anno e mezzo. Esattamente. Sì. Sì, sì, sì. E voi due? Io 7 anni, copaeri. 7 anni e 3 giorni? 7 anni, 3 giorni e 4 secondi. Chi spende di più? Ok, era bellissimo. Esatto. Tempismo perfetto. Comunque, vabbè, Valerio, tutti voi. Vediamo, stiamo scherzando. No, lui spende troppo. Io c'ho i problemi mentali. Cioè, il problema, frega, il problema mentale è con ordinare le cose. Raga, io, cioè, prendete che potete ordinare le cose al telefono e te le portano online, no? Adesso hanno aggiunto l'opzione che puoi ordinare tutto. E se io voglio prendere la carta igienica a caso, alle 3 di mattina, posso ordinarla. E quindi è diventata una malattia mentale e ci spendo sulle 200 euro al giorno. Allora. Al secondo. È da troppo che non ordino. Quando ho iniziato a fare video? Ok, io ho iniziato a fare video quando avevo 7 anni. Ok, io... O 7 o 8? No, io 2009, 8. Io 8 pure io. C'avevo tipo 14 anni. Bro, e io, boh, c'è una passione di YouTube da quando sono piccolo piccolo, che adesso mi era mezza passata. E poi adesso sta tornando più forte di prima. Più forte che mai. Cioè, dura più che dura 10 anni, più seria, sta tornata. Per adesso, poi Vince se ne riandrà fra un giorno. Però, sì, da quando sono piccolo piccolo faccio video su YouTube. All'inizio erano un po' cavolate, poi sono diventati gameplay. Erano ancora più cavolate, perché i gameplay sono persi. Pensa adesso con Fortnite. Quanto
regà, mi devo aprire un canale Twitch, basta, ok? E poi basta, continuo a fare video e lo faccio pure. Io, perché ha iniziato mio fratello prima di me, poi lo vedevo, l'ho copiato tantissimo. E pure io ho iniziato con gameplay, poi roba strana, non so, manco io. Vabbè, piano piano sono andati fino ad adesso. Se mi fate un viaggio nel canale, ci sono tutti i format che ho fatto, è stranissimo. Allora, io ho iniziato con i gameplay su The Sims. A 14 anni! A 14 anni, pensa quanto! Lo facevo perché? Pensa quanti pochi amici avevo. Non avevo veramente amici, ragazzi. Veramente ritornavo a casa, non avevo niente da fare, quindi registrare. Pure adesso siamo esattamente così noi. Sì, solo sì, che siamo in tre a fare. E quindi possiamo dire di avere amici. Esatto, solo noi, eh. Cosa vorresti fare in futuro? E penso attore. Io. Gran domanda, eh. Vorrei cantare. Non ci credo. Faccio tipo le canzoni che fa Dan. Ah, ok. Facci. Never mind, I'll find someone like you. Ah, raga, ma io mi chiedo perché i vicini ci sbroccano a noi? Non lo so. Ah, ragazzi, comunque abbiamo dei vicini che stanno sotto di noi, che ci odiano. Ah, no. Perché? Tutti quanti, non so. Era l'ultima domanda per oggi. E non so quanto è durato in realtà. Questo sia il video più brutto di tutti. È stata veramente una tortura. Aspetta, però una cosa adesso. Voi avete visto tutto figo, bello, professionale. Era terribile. Sembrava figo. Guardate adesso che bello. Guardate com'è. Cioè, guardate che cringe. Ho rotto il muro. No, a me mi piace. Ok, grazie. Solo perché gli piaceva. Esatto. Ok, e il muro è un po' sporco. Ma no, non è sporco come i capelli di Monte, raga. Non è male, raga, veramente niente male. Bella, raga. Ciao. Bene, raga, io spero che vi sia piaciuto. Sono di nuovo qui nella cosa dell'intro. In realtà l'ho registrato un secondo dopo, eh. Però vabbè, è stata una bomba, raga. Mi sono divertito tantissimo. Mi è piaciuto un sacco registrarlo, quindi probabilmente ce ne saranno altre. Fatemelo sapere con un bel like e un'iscrizione. Quindi cosa ne pensate? Che domande? Ecco, commentate con che domande vorreste sentire nella prossima intervista tripla. Mi sono distrutto la faccia e non sono riuscito a dire tripla. Tripla, difficilissimo. Non so dove ero rimasto. Vabbè, commentate con chi vorreste vedere nella prossima intervista. Magari qualcuno a caso, tipo quel cavalletto. Se volete sapere la sua vita, commentate con quel cavalletto. Ci vediamo con un prossimo vlog, regà, della terza stagione. Martedì, regà, prossimo vlog. Così, a caso, deciso. Martedì, prossimo vlog. Mi raccomando, 14:30 come ogni vlog del canale, perché escono sempre alle 2:30. Se siete arrivati fino a qui, hashtag fino alla fine dei commenti. Lo so che è un bel po' che non uso hashtag fino alla fine, però mi piaceva un sacco, quindi continuiamo a farlo. Hashtag fino alla fine nei commenti se siete arrivati fino a qui. Ci vediamo al prossimo vlog, regà. Bye ed enjoy.